Zero contagi da Covid dalla metà del mese di luglio. Le previsioni dell'epidemiologo Marco Pompili, che annuncia i dati degli ultimi studi, il 30% dei positivi ha meno di 24 anni. Presentato a Pesaro il murale dedicato alle vittime del Covid e a chi ha combattuto contro la pandemia. Il sindaco Ricci commenta: un simbolo di forza e unità con il quale tutta la città ricorderà per sempre. Troppi cinghiali nelle Marche, firmato in Regione un protocollo per diminuire il numero degli ungulati e i danni provocati. Mirko Carloni annuncia le modalità per quello che è diventato, secondo lui, un problema di sicurezza pubblica. Taglio del nastro per la vasca di prima pioggia all'Arzilla di Fano. Da oggi le acque di bagnazione saranno più pulite grazie all'impianto da 2 milioni di euro. Da Levante ad Antonio Di Bella fino a Davide Toffolo per i libri a fumetti, al premio Barbato per il giornalismo ad Ahmet Altan. Si inaugura domani nel centro storico di Fano la nona edizione di Passaggi, Festival della Saggistica. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato al direttore dell'Osservatorio Epidemiologico delle Marche, che annuncia i dati attuali sulle varianti e le fasce più colpite, con l'età media che è scesa a 35 anni. Per Pompili, a metà luglio potremmo registrare zero contagi ma anche zero ricoveri. Una continua discesa e la visione della luce in fondo al tunnel. Il coronavirus sta allentando la morsa in tutta Italia e anche nelle Marche, dove si registra un netto calo di positivi. Secondo le previsioni dell'esperto, l'epidemiologo Marco Pompili, già quest'estate potremmo arrivare al triplo zero di contagi, di ricoveri e decessi. Guardando l'andamento di oggi, quindi guardando il tendenziale che abbiamo oggi, con i tamponi più strutturati, quindi non del lunedì, ma con i tamponi un pochettino più strutturati, verso il 10 e il 15 di luglio potremmo arrivare a quota zero. E oggi il lavoro e le indagini dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione, diretto da Pompili, si concentrano in particolare sulle varianti che ormai caratterizzano la pandemia. Nelle ultime sequenze, che stiamo effettuando circa 50 alla settimana, effettuate in modo random, abbiamo rilevato tendenzialmente la variante inglese, che ormai è prevalente sul tessuto regionale, come nel resto in Italia, e la variante brasiliana, che ha un'incidenza molto forte nella provincia di Pesaro Urbino. Con anche la variante di New York, che sono stati rilevati 3 casi nelle scorse settimane, e anche la variante sudafricana nell'ultima settimana. Cresce anche la preoccupazione per la variante Delta, detta anche indiana, che circola già in Italia con casi riscontrati anche nelle regioni limitrofe alle Marche. Sappiamo che ha una forte incidenza in Emilia-Romagna, quindi c'è una probabilità sicuramente, anzi probabilmente nelle prossime settimane potremo rilevarla. In questo momento ancora però non è stata rilevata nel nostro territorio. E i vaccini hanno una copertura per queste varianti? Beh, dalle evidenze che ci sono in questo momento sì, dagli ultimi studi effettuati in Inghilterra c'è una copertura anche della variante inglese, quindi anche per questa variante c'è una copertura che è quella del vaccino, sì. Quali sono le fasce di età più colpite in quest'ultimo periodo? Guarda, l'età si è abbassata, è anche cambiata radicalmente l'andamento epidemiologico, l'età media oggi è 35 anni, è soprattutto asintomatica tendenzialmente, quindi non ha accesso ospedaliero, e l'età media è prevalente nel 30% dei casi è un under 24, quindi nel 30% dei casi ha meno di 24 anni, ha nel 15% dei casi ancora sopra 60 anni e nel resto è una fascia compresa tra 59 e 29 anni. Le alte temperature, ma anche la chiusura delle scuole salvo esami, hanno contribuito a questo calo di contagi? Guarda, abbiamo visto anche l'anno scorso che la stagionalità è un fattore importante nel SARS-CoV-2, quindi è chiaro che ha inciso, però ha inciso tendenzialmente la stagionalità e l'apporto della vaccinazione. Oggi è vaccinato 1 su 2 della popolazione regionale, soprattutto nell'85% degli over 60, quindi è chiaro che la mortalità e l'ospedalizzazione, che era a carico soprattutto di questo target di popolazione, è diminuita, correlata alla stagionalità e l'apporto importante della vaccinazione. E oggi nelle Marche si sono verificati 2 decessi legati al coronavirus. Si tratta di 2 anziani di 81 e 86 anni, rispettivamente di Senigallia e di Belforte del Chienti, in provincia di Macerata. Invece i nuovi positivi sono 21 e il rapporto con i tamponi processati cala all'1%. Negli ospedali c'è un ricovero in meno rispetto a ieri, rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre scende a 13 quello dei degenti in semi-intensiva, meno 4 in 24 ore.
E a poco più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il Comune di Pesaro ha deciso di dedicare un'opera alle vittime del Covid, ai sanitari e a tutti coloro che hanno contribuito alla lotta alla pandemia. Il servizio di Angelica Panzieri. Via. Un'opera dedicata alle vittime del Covid sorge qui in Viale della Liberazione di fronte all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Sono raffigurati medici, infermieri, assistenti sanitari, tutti coloro che in qualche modo hanno combattuto in prima linea durante la pandemia. Ad inaugurarla questo pomeriggio il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. È un'opera che ricorda le tante vittime, il dolore tremendo di questi 15 mesi. In particolar modo della prima fase del Covid che ha visto Pesaro purtroppo tra le città più colpite d'Italia ed è anche un segno di riconoscimento, di riconoscenza nei confronti di coloro che ci hanno protetto, i medici, gli infermieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, tutti coloro che si sono adoperati in questo anno così difficile. È molto bella la collocazione proprio di fronte all'ospedale. È molto bella anche la collaborazione con il Ministero della Difesa e quindi siamo molto contenti e ringraziamo Antonio, l'artista, che ha fatto un lavoro davvero in pochissimi giorni, però crediamo che possa essere apprezzato da tanti pesaresi che a migliaia passano ogni giorno davanti a questo luogo. Dare memoria penso sia importante, mi sono sfidato in qualcosa che con i tempi a disposizione è andato oltre quello che di solito faccio, quindi ho inserito tantissime figure, ho fatto fatica a non mettere alcune figure molto importanti che mancano. Quanti giorni soprattutto hai impiegato per realizzare questa opera? Di progettazione, come dire, di mettere insieme le idee una settimana circa, con confronti, ho chiesto alla città di Pesaro se ci fosse qualcuno e poi una decina di giorni per dipingerlo. Io noto con grande sorpresa, è stata effettivamente una bella sorpresa da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro, del sindaco Ricci, che ringrazio infinitamente di questa cosa perché ha captato il fatto che io, un po' definita infermiera poetessa, e attraverso me mi faccio portavoce insomma di tutti i sanitari che hanno poi lavorato egregiamente e instancabilmente per curare ognuno di noi, ecco. Auto in fiamme lungo la superstrada Fano Grosseto all'altezza di Lucrezia di Cartoceto. È successo oggi pomeriggio intorno alle 18 in direzione Urbino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che in poco tempo hanno spento il rogo divampato. Illesa la persona a bordo. Taglio del nastro invece per la vasca di prima pioggia all'Arzilla di Fano. L'impianto di 1600 metri cubi servirà per accumulare le acque piovane e quelle reflue ed eliminare tutte le sostanze inquinanti prima che arrivino in mare. Al taglio del nastro c'era per noi Filippo Pucci. Taglio del nastro questa mattina per l'entrata in funzione della vasca di accumulo delle acque reflue dell'Arzilla di Fano. La struttura è stata realizzata nell'area tra il torrente e via Primo Maggio, a monte del ponte stradale. A spiegarci il suo funzionamento è il presidente di ASET SPA, Paolo Reginelli. È una vasca di accumulo di 1600 metri cubi, perché sono stati fatti dei conti degli ultimi 20 anni con le precipitazioni medie, sono state aumentate una considerevole parte per rendere più sicuro l'impianto. Quando qui c'è il problema delle fogne miste, quindi quando ci sono queste cosiddette bombe d'acqua o le prime precipitazioni, tutta l'acqua viene inviata al mare direttamente. Invece d'ora in avanti non sarà più così. Perché? Perché viene accumulata all'interno di questa megavasca. Da questa megavasca starà in decantazione per 24 ore all'incirca e poi verrà, tramite quel tubo che vedete, portata nella rete fognaria e quindi andrà ad essere regolarmente depurata nel depuratore di Ponte Metauro. Quindi attutisce, anzi elimina tutto quello che la prima pioggia, che è una pioggia particolarmente insidiosa in quanto ci sono tracce di idrocarburi, ci sono tracce di oli, ci sono tracce di tutti quegli elementi che possono in qualche modo compromettere la qualità delle acque. Una garanzia per il torrente Arzilla in questo caso, ma soprattutto per il mare, per chi lo vive e per chi lo frequenta. Una garanzia per la salute pubblica e per gli stessi operatori del turismo delle spiagge di Lido e appunto Arzilla. Sì, oggi è una grande giornata perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ancora una volta Fano dimostra di essere avanti, innovativa e coraggiosa.
Questo impianto che oggi abbiamo inaugurato, questa vasca, è un impianto fortemente innovativo. Nella nostra regione non ce n'è nessun altro esempio di questo tipo e in giro ce ne sono pochissime, ma la cosa straordinaria è che questo incontro dell'impiantistica anche con la ricerca. All'inaugurazione, oltre agli operai che hanno lavorato duramente su questa opera, presenti anche i consiglieri regionali e l'assessore Stefano Aguzzi, che ha sottolineato l'importanza di questa struttura e come sia fondamentale collaborare con tutte le realtà del territorio e oltre per tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del mare Adriatico. L'impianto rientra all'interno del progetto Watercare, dove ASET ha ottenuto un finanziamento di 493.000 euro dall'Unione Europea su un investimento totale di circa 2 milioni. È un progetto che include le due sponde, l'Italia e la Croazia, perché è un interreg europeo. Quindi lavoriamo oltre che su Fano anche su Pescara e sull'altra sponda lavoriamo su Pola, Spalato e Dubrovnik. Ma Fano è il progetto pilota, dove noi abbiamo monitorato i due anni passati, 2019-2020, senza vasca. Quest'anno faremo il monitoraggio con la vasca, quindi andremo a raccogliere i risultati di un impianto come questo, che migliorerà notevolmente la qualità delle acque che scorrono sull'Arzilla, arrivano in mare, e mettere in sicurezza i bagnanti. Che mettere in sicurezza significa che dare le informazioni in tempo reale, corrette, a chi deve gestire le ordinanze di balneazione. Ha provocato notevoli disagi la chiusura la notte scorsa del tratto della 14 Fano-Marotta, una decisione resa necessaria, aveva annunciato Società Autostrade dalle prove di collaudo sul viadotto Metauro, ma che dalle 22 alle 6 di questa mattina ha portato il traffico a riversarsi sulla statale Adriatica. Diversi cittadini che ci hanno inviato messaggi, in particolare da Ponte Sasso, per le lunghe file di mezzi pesanti. I camion sfrecciano sulla statale e l'hanno intasata, ci ha scritto un nostro reporter. Questo, ha lamentato, è un rischio sia per i pedoni che attraversano la strada, sia per i conducenti che con le auto devono girare nei passi privati. Avrebbero dovuto prevedere degli agenti di polizia sul posto, ha concluso, per sorvegliare la velocità dei camion che pensano di poter viaggiare come in autostrada. Regione, istituzioni, ma anche associazioni agricole e venatorie hanno firmato un protocollo oggi per diminuire il numero dei cinghiali e contenere i danni da loro provocati. Il vicepresidente delle Marche, Mirko Carloni, ha assicurato interventi in sinergia per contrastare quello che ha definito un problema di sicurezza pubblica. La Regione Marche ha un costo attraverso le ATC all'anno dei danni all'agricoltura di 650.000 euro e quindi noi, per evitare il sovrannumero, ma soprattutto la cosa più importante, per evitare l'antropizzazione, gli incidenti stradali nei centri urbani, sulle strade, nei centri storici, la presenza del cinghiale è in tutti i modi da ridurre. E per ridurla abbiamo bisogno di un approccio non ideologico, non è un problema di voler favorire la caccia, ma è un fatto di sicurezza pubblica. Il protocollo prevede diverse attività, soprattutto in area urbana, che non era mai stata disciplinata come attività, attraverso una cattura che non sia traumatica, che non sia ovviamente anche pericolosa per i cittadini, ma nelle città mancava una modalità di cattura. Tenete presente che tutte le disposizioni per il contenimento, per il controllo dell'animale, vengono fatte di solito in zone agro-silvo-pastorali. Gli ultimi fenomeni, che erano fino ad oggi non normati, riguardano invece i centri storici, riguardano le strade, riguardano rischi, specialmente in estate, lo dico sinceramente, sono molto preoccupato per quello che può succedere, un eventuale impatto tra uno scooter e un animale di questa portata sulle strade, lungo la costa, nel Conero, in tutte le nostre strade urbane, e quindi noi dobbiamo ridurre il sovrannumero, farlo in modo intelligente, serio, nella filiera istituzionale, tutti dalla stessa parte. E adesso apriamo la pagina degli eventi e parliamo di Passaggi Festival della Saggistica, che domani prende il via. Allora vediamo nel prossimo servizio quali saranno gli ospiti della prima giornata dell'evento. Fervono gli ultimi preparativi per Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica che torna a Fano da domani mattina. Fino al 25 giugno la nona edizione invaderà la città adriatica con 8 giorni di eventi tra presentazioni librarie, mostre d'arte, laboratori per bambini e visite guidate al mare e in centro storico. I primi 2 incontri della giornata inizieranno alle 9.30. Il primo con Lucio Zanca, Welcome to the Jungle, un libro che
parla del mondo del lavoro e dei giovani che entrano nel mondo del lavoro, intervistato da Silvia Sinibaldi, al Lido, al Bonbon, e a Bagni Torrette, Giada Palma, che presenta il suo Donne che innovano, intervistata da Brigida Gasparelli. Ma gli appuntamenti, come racconta il direttore del festival Giovanni Belfiori, proseguiranno fino a tarda sera. Segnalo subito l'inaugurazione delle mostre d'arte, l'appuntamento è alla Mediateca Montanari con Paola Gennari, la nostra art manager, ma ci sono tanti altri appuntamenti, per esempio proprio la Mediateca, dove si inaugurerà la mostra, però è anche il luogo d'eccellenza per i bambini, laboratori e presentazioni librarie, laboratori anche ai Giardini Leopardi dalle ore 17 e alle ore 18 alla Chiesa di San Francesco, quindi ci spostiamo di pochi metri dalla Mediateca alla Chiesa di San Francesco, parte la rassegna Passaggi di Benessere, il primo appuntamento con Pierluigi Rossi. Alle 18.30 poi, sempre alla Mimo, è in programma un incontro sulla filosofia per bambini con Alba Sala e l'esperta Ippolita Bonci del Bene, mentre alle 19 nella Chiesa di San Francesco appuntamento con il filosofo Leonardo Caffo, intervistato dalla critica letteraria Carolina Iacucci. Alle 19.30 al Pince, un grande avvenimento atteso da tutti, giovani e anche meno giovani, con Levante, una voce importante della musica italiana, questa volta si è cimentata con la scrittura, e questo Cuore non mente, edito da Rizzoli. Subito dopo, alle 20.45, in piazza 20 Settembre, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del festival con le autorità locali e regionali. Poi alle 21, Antonio Di Bella, ex direttore di RaiNews, oggi inviato dagli Stati Uniti, corrispondente dagli Stati Uniti, con L'assedio, appunto un libro che parla di politica americana, intervistato da Nicoletta Tamberlich dell'ANSA. Si va avanti alle 21 al Pincio con Davide Toffolo, alle 21 alla San Francesco con Luigi Manconi, intervistato da Marino Sinibaldi, e Marino Sinibaldi alle ore 22 in piazza chiude la giornata con la consegna del premio Andrea Barbato ad Ahmet Altan. Ahmet Altan è rimasto in Turchia e privo di passaporto dopo essere stato a lungo in prigione, lo riceverà Yasmin Kongar, e la Kongar, che è una giornalista turca, una giornalista e una scrittrice turca, direttore di P24 e della Casa della Letteratura di Istanbul, ecco appunto la Kongar dialogherà con Marino Sinibaldi, e poi la premiazione insieme anche a Ivana Monti Barbato. È tutto per la prima giornata di festival. Domani alle ore 19 nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Pesaro verrà presentato il libro dedicato alla storia della parrocchia. Sarà quindi l'occasione per conoscere e approfondire i suoi primi 50 anni di vita, che si intreccia con l'evoluzione della città e del quartiere attraverso le voci dei protagonisti, aneddoti e documenti di archivio. Saranno presenti l'autore del libro, Giorgio Benelli, ma anche l'arcivescovo Piero Coccia e diversi sacerdoti. E nei giorni scorsi è stato inaugurato Centrale Festival, l'evento dedicato alla fotografia che proseguirà fino al 27 giugno alla Rocca Malatestiana di Fano. È partita da una doppia mostra allestita sia al Caffè Centrale a Fano che al Centro Arti Visive a Pesaro, la 12ª edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. Venerdì scorso è stata avviata ufficialmente la manifestazione, prima allo storico locale di Corso Matteotti, sede dell'associazione, e poi alla Rocca Malatestiana di Fano. È nato questo progetto che si chiama Spiaggia Libera, proprio per dare la possibilità a ciascuno dei partecipanti di esprimere la propria percezione sulla realtà. Quindi sia a Pesaro che a Fano sono esposti 30 artisti che danno la possibilità di entrare un po' nella loro sensibilità espressiva. E pensavamo che non si riuscisse a trasferire la passione per questo linguaggio. Poi invece devo dire che nei lavori si vede invece delle qualità molto particolari, personali, e quindi non lo so, se qualcuno ha degli ideali da trasmettere, si riescono a trasmettere anche attraverso la rete. I luoghi delle mostre hanno fortemente caratterizzato la programmazione espositiva, interessando in particolare alcuni spazi storici di Fano, come appunto la Rocca Malatestiana, diventata il luogo simbolo del festival. E quest'anno i curatori hanno confermato la formula che prevede dal 2019 il coinvolgimento di artisti under 30.
abbiamo il cuore della rassegna, che è la sezione Open Call, cioè abbiamo 5 mostre curate da 5 curatori differenti, i quali hanno selezionato una ventina di artisti di diversa provenienza, frutto di una chiamata che abbiamo fatto a vari artisti internazionali. Abbiamo avuto il piacere di avere una risposta di autori dall'Italia, dall'Europa, anche dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone. Questi autori sono stati selezionati dai nostri 5 curatori, i quali li hanno seguiti curando 5 esposizioni che riflettono su tematiche diverse, come l'identità, come i luoghi, la diversità dei luoghi nei vari territori, e problematiche anche molto attuali che attraverso il linguaggio dell'arte non retorico riescono a comunicare al pubblico appunto alcuni concetti che sono importanti per la nostra epoca. A questa proposta si affiancano altre occasioni espositive sulla fotografia e la videoarte, divise in più sezioni che rimarranno esposte fino al prossimo 27 giugno. E tra poco trasmetteremo lo speciale che è stato realizzato proprio durante l'inaugurazione di Centrale Festival ed è condotto da Maria Elena Del Bianco. Vi ricordo come sempre il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, per noi fondamentali, 338 4968 250. Vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani.